Un cordiale buongiorno, benvenuti alla nostra edizione del mattino. Cominciamo con la maxi operazione della Polizia di Stato che ha smascherato un giro di riciclaggio di macchine di lusso internazionale perché le auto partivano dall'Italia e poi venivano riciclate, venivano rimatricolate in Germania e poi finivano in Romania, ma la testa della banda criminale era a Viareggio. Vediamo. All'alba di stamani decine di agenti della questura hanno fatto scattare il blitz in manette con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e al riciclaggio internazionale. Sono finite 16 persone, fra italiani, molti dei quali dei clan camorristi residenti in Versilia e rumeni. Tra i nomi di spicco, quelli di Vincenzo Saetta e Alessandro Discetti, entrambi napoletani raggiunti dal mandato di arresto in carcere, dove stanno scontando la pena per il tentato omicidio ai danni di Stefan Petrovic, avvenuto nel quartiere Varignano di Viareggio il 28 febbraio scorso. E c'era proprio lui, insieme ad un complice, anch'esso rumeno e arrestato in Germania dalla polizia tedesca, a capo di tutta la banda criminale. L'indagine, condotta dagli investigatori della squadra mobile della Questura e delle squadre di polizia giudiziaria del compartimento della Polizia Stradale di Firenze, della sezione di Lucca e della sottosezione di Viareggio, e coordinata dalla Procura della Repubblica di Lucca e dal sostituto Aldo Ingangi, è partita nell'agosto del 2012 grazie ad una segnalazione arrivata alla Polstrada. Gli investigatori lucchesi, che hanno operato in stretta collaborazione con il coordinamento delle polizie europee e sotto la direzione di Eurojust, l'organismo europeo di coordinamento tra le autorità giudiziarie europee, hanno pazientemente ricomposto un puzzle, riuscendo a venire a capo di un traffico di auto di lusso che dall'Italia finivano in Germania per essere rimatricolate e rivendute su internet e in Romania. Circa 300 le vetture coinvolte per un giro di affari di circa 4 milioni di euro. Gli italiani, quasi tutti imprenditori edili del Casertano e della Puglia, trapiantati in Versilia, avevano il compito di acquistare le autovetture con contratti di leasing presso società finanziarie in Italia, per poi consegnarle ad un clan di rumeni che gestisce una ditta di esportazione di auto usate a Viareggio. I complici in Germania provvedevano a rimatricolare le auto di alta gamma, Porsche, BMW, Audi e una Lamborghini Gallardo, che di fatto ha dato il nome all'operazione, presso la motorizzazione tedesca, per poi rivenderle sia in loco che in Romania. I complici italiani ricevevano una parte dei guadagni illeciti realizzati, per poi intascare anche il premio della polizza assicurativa a seguito della falsa denuncia di furto sporta in Italia. L'organizzazione rumena, molto forte e ben attrezzata, era vicina al clan Cirpaci, che con i proventi illeciti realizzati ha acquistato e ristrutturato interi quartieri di Timișoara in Romania. Per la prima volta, un'indagine condotta in provincia di Lucca ha visto contestare l'aggravante della transnazionalità introdotta in Italia nel 2006. Si svolgeranno oggi pomeriggio a Viareggio, che ha proclamato il lutto nazionale, lutto cittadino, chiedo scusa, i funerali di Milzia De Caprile, morto a 65 anni, comunista da sempre, vicepresidente del Senato, ha militato a lungo da parlamentare, prima nelle file del Partito Comunista Italiano, poi in quelle di Rifondazione Comunista, due partiti che l'hanno visto impegnato anche come dirigente locale e nazionale. Negli ultimi 4 anni Caprili, che di Viareggio è stato vice sindaco, era tornato sui banchi del Consiglio Comunale. Crollano i consumi anche nella nostra città. Nel primo trimestre 2013 la situazione è ancora più pesante rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, a perdere competitività soprattutto il commercio al dettaglio. La crisi picchia duro anche nel primo trimestre 2013, che fa registrare a Lucca un calo dei consumi del 7,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E considerando che già nel primo trimestre 2012 c'era stato un calo del 6,6% rispetto all'anno precedente, si può capire quanto sia drammatica la situazione. I dati sono stati resi noti questa mattina in una conferenza stampa dai presidenti di Camera di Commercio, Confesercenti e Confcommercio. La piccola distribuzione ovviamente risente molto di più della crisi economica rispetto alla grande distribuzione, se si confrontano le tipologie di esercizio. Tra i vari settori, quello alimentare ha perso l'8% nel 2012
e un ulteriore 6,5 nel primo trimestre 2013. Tra gli esercizi al dettaglio di prodotti non alimentari sono quelli che vendono prodotti per la casa ed elettrodomestici a registrare la perdita più significativa, meno 13% nel primo trimestre 2013. I segnali fortemente negativi di questo settore produttivo, ha commentato Guerrieri, presidente della Camera di Commercio, ci danno la misura di quanto sarebbe necessaria una politica di sostegno sia a livello nazionale che a livello locale. Secondo Ademaro Cordoni e Rodolfo Pasquini, presidente e direttore di Confcommercio, è indispensabile dare fiducia e liquidità nelle tasche degli italiani per risolvere la situazione. La liquidità può essere data solo attraverso le riforme nazionali che alleggeriscano il carico fiscale. Lucca ancora peggio della media registrata in Toscana, ha sottolineato Alessio Lucarotti, presidente di Confesercenti. Sono necessarie politiche locali volte alla semplificazione, ma anche di promozione turistica. Inoltre il sistema bancario deve sostenere le aziende con disponibilità di liquidi. Emanuele Pasquini, direttore di Confesercenti, si è detto soddisfatto dei nuovi protocolli d'intesa firmati con le istituzioni, ma è davvero necessario fare rete sul tema della promozione del territorio, ha aggiunto. Non si tratta più soltanto di politiche del turismo, ma di una vera emergenza occupazionale da poter ridurre con l'indotto di questo settore. E sappiamo che per il mondo delle imprese una delle emergenze in questo momento riguarda i crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Bene, la provincia ha sbloccato ulteriori 8 milioni e 100 mila euro che serviranno per saldare le fatture arretrate con i fornitori. Questi si aggiungono ai 2 milioni e mezzo liquidati nel primo quadrimestre 2013 e ai 7 milioni e mezzo già saldati attraverso i 276 mandati regolarizzati dal 2 maggio scorso. La provincia dunque, prima tra gli enti locali, ha recepito le direttive della legge 35 emanata l'8 aprile e dato corso al pagamento alle aziende mediante anticipazioni pari al 13% della cassa disponibile in virtù della disponibilità di bilancio prima bloccate dal patto di stabilità. Che cosa farà sorgere all'interno del mercato del Carmine? Le proposte si sprecano, ma al momento il problema più urgente è quello di intervenire sui tetti che sono pericolanti e fanno acqua da tutte le parti. Sentiamo. Tante idee per il mercato del Carmine, ma ancora nessuna certezza su tempi e costi. Fra le proposte, quella low cost realizzata dagli artigiani di CNA, che si dicono disposti a metterci del proprio per far rivivere uno dei luoghi simbolo della nostra città. Un progetto il loro che punta a portare nello storico edificio tutte le anime più significative ed originali dell'artigianato artistico, riscoprendo così tutti quegli antichi mestieri dimenticati che tanto piacciono ai turisti e che producono brand a livello internazionale. Al mercato del Carmine troverebbero così posto intagliatori, doratori, ceramisti, impagliatori, fabbri, vetrai, restauratori, corniciai, tessitori, falegnami ed altri ancora. Fra questi non guasterebbe un po' di spazio per un museo, ma anche per corsi, incontri e per una piccola scuola dell'artigianato. Annullata invece la conferenza che si sarebbe dovuta tenere presso la Cappella Guinigi nel complesso di San Francesco, dedicata all'illustrazione del progetto per la riqualificazione del mercato centrale di Firenze, un complesso edilizio con caratteristiche molto simili a quelle del mercato del Carmine, che avrebbe dato così spazio ad ampi parallelismi e a doppie soluzioni. Intanto l'assessore con delega allo sviluppo economico e alle attività produttive Giovanni Lemucchi fa sapere di essere in attesa della relazione stesa da una commissione tecnica dopo alcune verifiche al tetto della struttura. Il maltempo sembra infatti aver contribuito a rovinarlo, tanto che attualmente sono circa 6 i buchi sulla copertura da cui filtra acqua piovana. E così l'aggiunta del necessario rifacimento del tetto sembra andare a sconvolgere notevolmente i piani, a partire dalla cifra che era stata prevista e che inizialmente avrebbe dovuto riguardare soltanto il chiostro. Interventi di una certa consistenza si rivelano adesso necessari, ma non sarà possibile fare una stima precisa fino alla consegna della relazione. Sarà allora che il Comune deciderà quale strada percorrere. Lemucchi, che non fa mistero della difficile situazione in cui versano le casse dell'amministrazione, si dice consapevole del fatto che gran parte delle spese risulteranno probabilmente a carico del Comune, ma non esclude la possibilità di individuare partnership pubbliche o private che possano supportarlo in questo progetto.
Si terrà questa sera presso la Galleria d'Arte Contemporanea di Emauer di Prato una conferenza sulla fotografia a 360 gradi. Interverranno Pier Giorgio Fornello e Piero Berti. Alle 21 con ingresso libero, l'artista lucchese Mauro Moriconi terrà una conferenza sulla fotografia e la tecnica dell'incisione, una tecnica particolare a cui si è ispirata una laureanda all'Accademia delle Belle Arti di Firenze che presenterà stasera la sua tesi, e la giovane ha tratto lo spunto proprio dalla tecnica di Moriconi per elaborare questo suo lavoro. E con questa notizia è tutto, vi rimando naturalmente all'edizione di questa sera a partire dalle ore 19. Grazie e buona giornata, arrivederci.